Dopo Barbie di Greta Gerwig, dopo C'è ancora domani di Paola Cortellesi, ecco che finalmente si parla di Povere creature di Yorgos Lanthimos. Ho voluto iniziare citando Barbie e C'è ancora domani, poiché Povere creature è un'altra opera cinematografica che tratta il tema del femminismo. E secondo me, parlandone, potrebbe essere interessante creare un dibattito in cui si vanno a confrontare le tre pellicole. Ma la cosa ancora più interessante è che in meno di un anno sono usciti film che, anche se in modi diversi, condividono lo stesso messaggio, riscontrando un successo non indifferente. E questa cosa, personalmente, fa molto riflettere. Comunque, con questo video non sono qui per fare un confronto tra film, ma per parlare dell'opera di Lanthimos sceneggiata da Tony McNamara, che adatta al grande schermo il romanzo di Alasdair Gray dall'omonimo titolo, raccontando la storia di Bella Baxter. Una donna riportata in vita alla quale è stato sostituito il cervello con quello di un feto e che, come una bambina, anche se nel corpo di un'adulta, impara e cresce, fino ad avventurarsi in un viaggio bizzarro circondata da delle povere creature. Guardando l'opera, il primo collegamento che mi è venuto in mente è stato con Pinocchio, sia per quanto riguarda i diversi personaggi che incontra la nostra protagonista, sia per l'avventura intrapresa alla ricerca dell'identità personale, anche se la lettura più ovvia è volta a una prospettiva femminista. Ma su questo fronte, ciò che non rende banale il tema del film, evitando di raccontare qualcosa di già visto, è la sessualità, punto forte dell'opera su cui converge tutto il senso della pellicola. Ho trovato affascinante la scelta di dare importanza al sesso, senza risultare troppo invasivo, perché prima di tutto è una tappa della vita di tutte le creature viventi, e mi sembra giusto parlarne rompendo questo tabù. Inoltre perché il sesso contribuisce all'evoluzione della storia e dei personaggi, che sfocia verso mille sfumature che si mischiano con i colori della fotografia e della scenografia. E questi elementi tecnici, insieme ai costumi, contribuiscono a creare un'ambientazione fantastica, che ha dei rimandi al periodo vittoriano, la cui stravaganza potrebbe corrispondere alla visione distorta e fanciullesca di Bella, ma che comunque non sfugge alla crudeltà della realtà. Povere creature, oltre a questo, parla di umanità, bilanciando perfettamente comicità e drammaticità, mostrando delle situazioni che apparentemente sembrano ripetitive, ma in realtà non lo sono, poiché presentate sotto una luce differente, andando così a capovolgerne il significato condiviso inizialmente, approfondendo ulteriormente la caratterizzazione dei personaggi. Tra i personaggi abbiamo ovviamente la protagonista Bella, interpretata da Emma Stone, che è semplicemente meravigliosa, con uno sviluppo sensazionale. E la cosa divertente, simpatica, è che lo spettatore assiste alla sua graduale crescita, presentando Bella con una caratterizzazione poliedrica. Poi abbiamo l'avvocato Don Giovanni, interpretato da Mark Ruffalo, il cui personaggio è esilarante per via del suo essere scemo, sciocco, e anche lui presenta una caratterizzazione stratificata e una evoluzione che mi permetterei di definire come inaspettata e particolare. Poi abbiamo molti altri personaggi sensazionali di cui parlare, tra cui il dottor Godwin interpretato da Willem Dafoe, che è una figura affascinante con un passato ambiguo ed è secondo me proprio la caratterizzazione del dottore che va a contrastare il suo passato con il presente che lo rende uno dei personaggi migliori. A grandi linee comunque si assiste a una parodia dell'uomo e dell'essere umano e ad alcuni dei suoi comportamenti contraddittori, ma senza mai generalizzare, mostrando vari personaggi con ognuno una propria caratterizzazione specifica e intrigante, che nel bene e nel male aiutano Bella a conoscere il mondo in cui vivi. Concludo questa chiacchierata elogiando la regia, che mi ha colpito e affondato, in particolar modo per quanto riguarda l'uso tecnico delle lenti che servono a girare il film, tra cui grandangoli e lenti che riescono a creare sfondi sfocati dando una forma circolare. Onestamente non so come spiegarmi meglio, comunque wow, esteticamente la pellicola è pazzesca, come l'uso del bianco e nero e dei colori e i fluidi movimenti di camera.
Il tutto accompagnato dalla colonna sonora grottesca di Jerskyn Fendrix, che rispecchia perfettamente il film, creando una complementarità singola tra tutti gli elementi presenti nella pellicola di Yorgos Lanthimos. Ragazzuoli, questo è stato un mio parere a caldo sul film dopo averlo visto al cinema. Voi che cosa ne pensate? Vi ringrazio per aver visto il video, vi ricordo di mettere like, commentare e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Ciao!